Due straordinari calciatori del Foggia degli anni 90 che hanno lasciato il cuore. Che mi ha fatto tornare a Foggia? C'è un progetto che vogliono fare, una fondazione per motivare gli allenatori dello sport, mettere insieme per motivare i bambini di fare sport, creare infrastruttura per fare sport ai bambini. E mi hanno chiesto di pensare di questa cosa, aiutare, e ho detto sì. I miei più belli ricordi? Tutti. I più belli ricordi che mia figlia Gemini è nato qua. È il secondo più bello ricordo, il primo gol contro il Lazio. Il mio primo gol, il mio primo partita. All'inizio la fondazione, la sua costituzione, con la presenza di due personaggi che hanno fatto la storia hanno contribuito a fare la storia del calcio foggiano in un momento che tutti ricordano, legato a Zemallandia, ma soprattutto io ho conosciuto in questi giorni due grandi persone, quindi non si è campioni se non si è grandi uomini. Io ho conosciuto questi grandi uomini, ringrazio sia Igor Colivano che Brian Rui, ma ringrazio anche la dottoressa Pindus e quindi il Calcio Foggia 1920, perché insieme siamo riusciti ad ospitare questi due personaggi che hanno così dato anche un significato importante a questa fondazione. Ok, perfetto, salve. In questi mesi ognuno di loro ha dato per la costituzione di questa fondazione, per la stesura dello statuto di questa fondazione. Avevano gerarchicamente anche una, diciamo forse importanza diversa rispetto alla mia, però purtroppo degli impegni professionali mi costringono a scappare. Io sono Sergio Cancelli, l'avvocatessa Francesca Condinoni, il professor Domenico Di Molfetta, detto Mimmo per gli amici, meglio conosciuto come Mimmo, il dottor Francesco Ordine, il nostro concittadino, noto giornalista, che per impegni professionali, sapete oggi c'è anche l'impegno settimanale del campionato, quindi non è potuto essere presente, seppure rappresentato con procura, e il dottor Romano Bucci, che tutti conoscerete come la massima esasperazione del tifo foggiano. Indossa il giubbotto. Lascia il telefono. Indossa il casco. Rispetta il codice della strada. Usa il campanello. Rispetta la segnaletica. Segui il tuo senso di marcia. Massima attenzione agli altri mezzi. Non trasportare altre persone o animali. La bicicletta. Usala in sicurezza. Rispetta le regole.